Benvenuti. In questa videoguida vi mostro l'utilizzo di Free Audio to Flash Converter, un programma semplice e gratuito che vi permette di convertire qualsiasi tipo di file audio o video nel formato audio corrispondente per poter essere caricato e ascoltato dal vostro sito web. In pratica, se possedete un blog o un sito web, volete far ascoltare un file audio ai vostri utenti, potete usare questo programma per convertire il vostro file audio e per ottenere i file da caricare sul vostro spazio web e il codice HTML da utilizzare per mostrare questo player audio. La cosa è più semplice di quanto sembri. Vediamo quindi come procedere. Prima di tutto bisogna caricare un file audio o video da cui estrarre il formato audio per il nostro sito web. Ad esempio, carichiamo un file in formato 3GP, che potrebbe essere sia audio che video. Quindi andiamo a scegliere il percorso dove vogliamo che venga salvato questo file. Dopo la conversione, vi consiglio di scegliere una cartella perché all'interno di questa cartella, oltre al file convertito, vi saranno presenti anche i file da caricare sul server. Questo altro pulsante, nome di output, è molto utile quando andiamo a convertire più video per volta perché ci permette di personalizzare il nome. Possiamo inserirvi, ad esempio, un prefisso. Scegliere se includere il nome del file originale e la data, possiamo scegliere un postfisso e selezionare un altro tipo di carattere separatore. Qui sotto ci viene mostrato sempre l'esempio di come verranno i nomi dei vari file audio dopo la conversione. Quest'altro pulsante, lettore, invece, ci permette di scegliere il lettore audio che visualizzeremo sul nostro sito web. Possiamo scegliere tra vari tipi di modelli, c'è questo che è un semplice pulsante, questo con un pulsante barra di scorrimento, classic con qualche pulsante aggiuntivo, maximum ancora con più pulsanti e multi che è quello più completo dove vengono mostrate anche le tracce. Oltre al modello possiamo scegliere anche il colore tra questi presenti. Fatto ciò, andiamo a scegliere il tipo di qualità da dare al nostro file audio. Vi ricordo che maggiore sarà la qualità che sceglierete, maggiore sarà anche la dimensione del file finale. Col pulsante modifica possiamo accedere a una serie di impostazioni avanzate che riguardano l'audio e che vi consiglio di lasciare così se non siete esperti del settore. Fatto ciò, clicchiamo su Converti. In questo caso la conversione è velocissima, quindi possiamo anche chiudere il programma a questo punto. Ecco, questa è la cartella dove ho ottenuto i file. Allora, vi trovate un file in formato MP3 dopo la conversione, il file CSS che dovete caricare insieme al file MP3 e poi questo file in formato HTML che se aprite col vostro browser vi mostra sia il codice HTML da utilizzare sul vostro sito, sia la procedura per ottenere un player audio funzionante. Con questo è tutto, alla prossima.